Un'esperienza sul campo non è termine esagerato per descrivere il lavoro che hanno fatto studenti delle classi quinte dell'indirizzo di chimica e biotecnologia ambientale dell'Istituto Fedi Fermi di Pistoia. Ragazzi che davvero hanno avuto modo di misurare le proprie competenze con un progetto che si è svolto nella riserva biogenetica di Pian di Novello sulla montagna pistoiese. Hanno prima fatto una visita tecnica in Appennino, precisamente nella riserva biogenetica di Pian di Novello, Pian degli Ontani, guidati da guide del CAI e dalla Guardia Forestali. Perché il compito era monitorare la qualità delle acque di fonte e la qualità dell'aria. E quindi loro hanno campionato, secondo normativa, le acque di fonte che hanno trovato durante il percorso, facendo analisi sul campo e concludendo poi nei laboratori scolastici sia le analisi chimiche che le analisi microbiologiche, per arrivare a definire la qualità dell'acqua. Poi hanno studiato i licheni presenti sugli alberi, i licheni epifiti, per fare monitoraggio della qualità dell'aria della zona. E quindi poi hanno tirato le conclusioni, e quelle che presenteranno oggi in questa conferenza. E quindi è il risultato di un lavoro sia sul campo, sia nei due laboratori dell'istituto, microbiologico e chimico. Le analisi che avete fatto, che risultato hanno dato? Abbiamo fatto due tipi di analisi, quindi abbiamo analizzato sia l'acqua sia l'aria nella riserva di Pian di Novello, e tramite queste analisi siamo arrivati alla conclusione che l'acqua in questa riserva è potabile e sia dal punto di vista microbiologico sia dal punto di vista chimico i parametri sono ottimali, e anche l'inquinamento atmosferico è praticamente nullo, quindi l'aria nella zona della riserva di Pian di Novello è di qualità ottima e non si evidenzia nessun impatto antropico dovuto all'uomo.